Paolo Villaggio durante le interviste dei primi tempi e la voce che aveva ultimamente Paolo Villaggio. Passa da me che parliamo un po' e beviamo un po' e poi non lo so, puoi anche fermarti qui a cena se ti va. Vorrei, ma non posso, ancora un'altra estate arriverà e compriremo un altro esame all'università. Non comando da nessuna parte. Bravo, che le medie persone sono quelle che non comandano niente. Perché l'uomo che può far bene tutto cosa, non dà paura di niente, David. Boh, io ti parlo con il cuore in mano, voglio per rinascere di nuovo, se ti cerco e non ti trovo, mi riguardo quelle foto. Vado pure a Spitz quando arrivo con il rabbia. Oh, sulle mani per The Smoker MC, quando arriva come Goku, Goku. Ah. Italian? No. No. Do you speak English? No. No. Bye bye. Comunque grazie a te ho trovato un lavoro a Gallipoli, sulla spiaggia. Venderò le madonnine. A fare Renato Pozzetto che c'è la voce simpatica, Lilo Baffi che c'ha la voce invecchiata, diciamo sta cosa. Sono fortunato perché il mano rega la fortuna. Voce particolare, Ferruccio, hai capito? Era la voce di Robert De Niro, di Al Pacino e anche di